Dunque, mi pare che il 26 gennaio 2016 io ho pubblicato un video dal titolo Profezia, anzi una facile profezia. Beh, vediamo un po' se c'è qualcosa che si sta già avverando di questa facile profezia che avevo fatto il 26 gennaio 2016. Questa è una dichiarazione di Galloni, di ieri mi pare, o di oggi, non lo so, poi magari vi metto il link. Ma sentiamo cosa dice Galloni. Ci racconta com'è nata l'idea di questa candidatura? Sì, l'idea diciamo non è stata mia, è stata di alcuni amici, tra cui principalmente Gioele Magaldi, che hanno pensato di proporre questa candidatura ad altre forze, in particolare al Movimento 5 Stelle. Quindi preventivamente Gioele mi ha detto: se noi e il Movimento 5 Stelle ti candidassimo a sindaco di Roma, tu come la vedresti? E ho risposto: beh, se il Movimento 5 Stelle dovesse candidarmi a sindaco di Roma, sicuramente vinceremo le elezioni, ma soprattutto avremmo un buon programma, una buona squadra. Adesso credo che ci siano delle trattative, però io fin dall'inizio sapevo che il Movimento 5 Stelle ha degli altri criteri di selezione dei candidati, soprattutto qui a Roma, che ovviamente io rispetto. Non sono iscritto al Movimento 5 Stelle, sono una persona che collabora sulle tematiche dell'economia. Tuttavia, è chiaro che dentro il Movimento 5 Stelle, dal punto di vista dell'economia, ci sono due anime. Ci sono due anime nel Movimento 5 Stelle, ma questo non solo dal punto di vista dell'economia. Io avevo detto, beh, probabilmente il Movimento 5 Stelle si spaccherà, ci sono due anime, ma questo è solo l'inizio di quello che sta accadendo. Ma questa cosa è importante comunque, è importante. Ed è importante che nessuno aveva ripreso quanto dicevo in quel video. La controinformazione probabilmente si sta dedicando ad altro in questo periodo, la controinformazione. Un'anima per lo sviluppo responsabile e quindi per una rivisitazione, ma una riproposizione di un modello di tipo keynesiano, e un'anima invece che è più vicina alla decrescita e quindi un pochino lontana dalle mie idee. Un giorno bisognerà ragionare su quale sarà la linea strategica e macroeconomica del Movimento 5 Stelle, a prescindere dal destino di Nino Galloni. Va bene, abbiamo visto abbastanza che ciascuno si faccia una sua idea su quanto sta accadendo. Un articolo letto qualche giorno fa mi dà l'opportunità, l'occasione, lo spunto per fare questo video. Ho letto un articolo di Mori, l'avvocato Mori, il quale fa un invito, un appello, dicendo: ma perché le forze sane di questo paese non si mettono insieme? E elenca anche le forze sane, quindi il Movimento 5 Stelle, poi dice Galloni, il Movimento Roosevelt, Gioele Magaldi, Mori, ma lei veramente è convinto che c'è una massoneria buona e una massoneria cattiva? Ma lei l'ha vista qualche conferenza di Magaldi, visto che annovera Magaldi tra le forze e il Movimento Roosevelt tra le forze sane di questo paese? L'ha sentito Magaldi cosa dice della Rivoluzione francese? La Rivoluzione francese fu voluta dalla massoneria, certo, verissimo. Ma che cosa rappresentò la Rivoluzione francese? Anche la liberazione dell'Italia, seconda guerra mondiale, da parte degli americani, lo annovera tra le grandi conquiste della massoneria. Anche questa democrazia, Magaldi l'annovera tra le conquiste della massoneria, ed altre cose che Magaldi dice nelle sue conferenze. In particolare mi riferisco anche a quell'intervista vergognosa fatta da Bio Blu, che ha lasciato parlare Magaldi e dire tutte le cose che voleva dire senza contestargli assolutamente niente, senza fargli una domanda seria, vera, che potesse in qualche modo, come dire, contrastare la serie di sciocchezze che questo diceva. Quindi, quando si dice forze sane di questo paese, come si fa? Ah, dimenticavo,
circola già da tempo sul web, e l'ha detto anche Magaldi, che Galloni si sarebbe iscritto, anzi sarebbe tra i fondatori del movimento Roosevelt. Se questo è vero, è abbastanza grave anche questa notizia, ma sul web di questo non si parla. Ecco, è molto interessante sapere perché non se ne parla, nonostante ci siano persone informate, sanno esattamente che cos'è il movimento Roosevelt, presentare questa faccia buona della massoneria, perché la massoneria avrà certamente un suo movimento, un partito ufficiale. Quindi quello che si sta facendo col movimento Roosevelt è fare in modo che la massoneria abbia ufficialmente un suo partito, facendo credere, ma questo è il gioco vecchissimo, che esiste la contrapposizione tra una massoneria buona e una massoneria cattiva, esattamente come la contrapposizione tra destra e sinistra. No, non c'è vera contrapposizione, è un gioco delle parti, le uniche vittime inconsapevoli, la massa, siamo noi, sono i cittadini che sono presi in giro da questa finta contrapposizione. Quindi che cosa sta accadendo? Sta accadendo quello che vi ho detto, cioè avremo un partito movimento, un partito massonico che prenderà le sue forze da qualcuno o da tanti che sono insoddisfatti, probabilmente che non sono in grado di capire i piani mondialisti realmente, che crede ci possa essere una massoneria buona, anzi ne sono anche affascinati da questa, dalla massoneria, dai suoi riti, dal fatto che c'è questi, che tutto è segreto, che c'è una crescita spirituale all'interno, eccetera, eccetera. Beh, questi sono maestri del giocare con le parole, no? Del farti vedere una cosa anziché la realtà, quindi la realtà apparente anziché la realtà. E quindi avremo questo. Probabilmente, sicuramente, il Movimento 5 Stelle potrebbe anche spaccarsi con una parte che andrà col Movimento Roosevelt. Ci sono già in atto delle mosse di avvicinamento, non fosse altro anche che dichiarazioni di stima reciproca tra Magaldi e Casaleggio, ma è la base stessa, è qualche deputato e senatore che si sta avvicinando a questo movimento Roosevelt. Probabilmente quindi avremo un Movimento 5 Stelle con due anime, e poi una di queste anime, o una parte di quest'anima, seguirà il movimento Roosevelt. Questo è ciò che volevo dire. Volevo dire che finché non si conoscono realmente, totalmente e correttamente i piani mondialisti, non c'è trippa per gatti, diceva qualcuno. Esiste un'opposizione a questo sistema? No, non esiste un'opposizione organizzata, non esiste un'opposizione finalizzata. Tutto finisce, tutto si completa in video su YouTube, su Facebook e roba di questo tipo. È come se si volesse fare una rivoluzione, a parte che io non amo le rivoluzioni, mi piacerebbe più parlare di restaurazione, e non si fanno le rivoluzioni sul web, noi non siamo in grado di farlo, non abbiamo i mezzi, bisognerebbe stare più in mezzo alla gente, avere qualcosa di estremamente organizzato, ma per organizzare vuol dire che ci dovrebbe essere una disciplina e una gerarchia, ma guai oggi a chi parla ancora di disciplina e di gerarchia. Ci hanno messo in testa e queste due cose non vanno bene, infatti tutti diciamo io sono libero pensatore, sono io, sono insomma virus mentali che ci porteranno alla distruzione. Vi saluto, grazie per avermi ascoltato e alla prossima se ci sarà.